Cari amici, buonasera, benvenuti a questa nuova live di Pop Culture. Stasera è venuto a trovarci un super ospite, è un pilastro della Bonelli, disegnatore di Nathan Never, di Dylan Dog e di tutte le sue diramazioni. Prepariamoci ad accogliere con calore il grande Nicola Mari. Aspettate un attimo, come al solito, Ecco, ecco qui. se lo Se ah. non c'è un problema tecnico, non siamo contenti. Buonasera Nicola, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Grazie per aver accettato di venire qui a chiacchierare di fumetti Buonasera. con noi. Io sono molto felice di essere qui con voi. Sono anche riuscito, dato l'orario, ho fatto anche in tempo a fare l'aperitivo, quindi meglio di così non poteva andare. Ti abbiamo Tutto anche perfetto. costretto a questo late show, come dice. Oh, sono ben lieto. Bene, Nicola, io innanzitutto partirei con una di quelle domande, diciamo, che ti fanno di solito, cioè come è nato il tuo amore per il fumetto e cosa ti ha fatto capire che questo tuo sogno, questa passione si sarebbe trasformato nella tua professione? Beh, ho deciso di fare disegnatore di fumetti nel momento stesso in cui li ho incontrati, cioè da bambino, intorno all'età di 4-5 anni, però diciamo che ho iniziato a prendere coscienza un po' più avanti. Insomma, il mio primo incontro con i fumetti è con i fumetti dei supereroi, i supereroi della Marvel, che allora venivano pubblicati in Italia dall'editoriale Corno. Certo, sì. Vi sto parlando del 1974, probabilmente alcuni di voi qui presenti non erano neanche nati allora. Guarda, Nicola, mi fai ricordare, all'epoca abitavo a Roma, andavo in edicola a prendermi Devil Gigante, cioè Ah, era la mia lettura quello preferita. disegnato da Jane Collan, giusto? Sì, esatto, sì. Infatti. E ho iniziato, cioè il mio primo incontro con i fumetti è stato con i supereroi, fondamentalmente. E me ne sono innamorato e ho subito il fascino di questo linguaggio che naturalmente per me era nuovo, perché il bello di essere bambini è che tutte le esperienze sono sempre esperienze della novità, no? E quindi, come dire, riesci anche a entrare in relazione con quella quota di magia che probabilmente è presente in qualsiasi espressione, in qualsiasi cosa anche. E io fui sedotto dalla magia dei fumetti. I motivi, questi, restano insondabili e misteriosi. Perché ci innamoriamo, perché rimaniamo folgorati da qualcosa, resta un mistero, ritengo, per ciascuno di noi. E da quel momento in poi ho deciso, intorno ai 7-8 anni, che da grande avrei voluto fare il disegnatore di fumetti, molto semplicemente. E ho iniziato a disegnare fumetti, cioè io sono partito disegnando tentando di imitare i fumetti che leggevo, che guardavo, di cui mi nutrivo e che amavo e di cui subivo un fascino incondizionato. E questa seduzione è proseguita poi negli anni e ha determinato anche i miei percorsi di studio, quindi l'Istituto d'Arte, cioè il liceo artistico, l'Istituto d'Arte, l'Accademia d'Arte, dove però all'epoca in cui feci io questo tipo di studi non c'era ancora il fumetto come materia. O, ad esempio, l'Accademia, so che ora anche di Bologna, lo so perché ci insegnano alcuni miei amici e colleghi, è diventata Ah, materia. questa cosa non la sapevo, dico, perché ho frequentato anch'io il liceo artistico e ai miei tempi, la sezione accademia, perché poi si è estinta, e ai miei tempi c'era figura e ornato come materie per il disegno e architettura, poi dopodiché basta. Beh, però tu sei più giovane di me. Beh, ho 52 anni, li faccio d'agosto. No, beh, allora siamo da quelle parti. Io a fine mese ne faccio 54, ahimè, quindi E quindi dai, ci siamo qua, ci siamo ricordiamo. in un'area critica, diciamo così. Ecco, quindi adesso io non so se è una materia proprio, diciamo, inerente al programma dell'Accademia, magari un corso a latere, queste cose non le so, però so che è una materia presente, ma no, credo sia proprio una materia, perché c'è una mia amica che
molto brava, tra l'altro, che viene dalla Cina, che ha studiato, ma probabilmente la conoscete, Yang, che sta anche sì. molto brava, secondo me. Sì. E lei so che... ricordo male, una sua storia l'hanno pubblicata anche su un Color Fest. Esatto, e lei... Ah, ecco, ok. Lei è potente e mi pare di ricordare che lei mi disse mi sono laureata in fumetto, quindi evidentemente è diventata bellissima. Però quando feci le scuole io, più o meno all'età di Francesco, come materia ancora non c'era, quindi come tutti i miei colleghi più o meno della mia generazione sono stato da quel punto di vista un autodidatta, anche perché i corsi di fumetto, anche quelli sono successivi. Tant'è vero che poi coloro che gli inaugurarono e che vi insegnano ancora, più o meno hanno la mia età, se non eccolo anche... qua, c'è, stavo guardando adesso, c'è il fumetto e illustrazione Accademia Belle Arti di Bologna. Hai fatto una conferma in diretta, perfetto. Stavo controllando, mi è venuta curiosità. Beh, abbiamo sempre bisogno di conferme. E quindi sono fondamentalmente un autodidatta, finché poi non ho incontrato alcuni professionisti del settore quando ero ancora giovane, quando ero ancora studente, un po' Giovanni Romanini, che purtroppo ci ha abbandonati un anno fa, certo. O Germano Bonazzi, collaboratore storico di Nathan Never. E entrando in contatto con questi professionisti del settore, bene o male, ho anche capito delle... dinamiche, delle tecniche che magari da solo avrei messo più tempo, avrei impiegato più tempo ad apprendere, anche perché altra cosa che non c'era all'epoca, non c'erano i tutorial, non c'era internet, diciamo che... era un altro mondo, quindi si doveva imparare da soli fondamentalmente. La mia grande scuola è stata quella di copiare i fumetti, copiarli però in modo, diciamo, scientifico, cioè cercando di comprendere le logiche sottese a quel linguaggio, a quella disciplina. Quindi non un mero esercizio di mimesi, ma di copiare per entrare nella cosa e capirne i meccanismi. Sì, poi assimilare uno stile per poi evolversi verso qualcos'altro. Lo stile, diciamo che è una fase successiva, è quando tu ti sei impadronito, diciamo, della dimensione più tecnica, dopodiché inizi a lavorare anche su te stesso, fermo restando che anche queste sono dinamiche abbastanza misteriose, perché alcuni autori raggiungono uno stile ed altri no. Cioè, ci sono alcuni disegnatori molto molto bravi che diventano dei grandi disegnatori, degli ottimi professionisti, che però non si distinguono per il tratto, per lo stile. Adesso no, devo dire che le nuove generazioni partono già con uno stile definito, ma io ricordo quando ero ragazzino c'erano dei disegnatori degli anni 60, 70 che talvolta li confondevi tra loro, no? C'era la scuola di Alex Raymond, o la scuola di Al Williamson, o la scuola di John Buscema, e sì, avevo tipo, certo, di impronta che li caratterizzava, ma non come autori, cioè non c'era il segno, non c'era quel tratto distintivo che fa la differenza tra, diciamo, un autore generico e un autore a tutto tondo, ecco. E quindi l'esatto opposto che quello che capita a te, visto che il tuo tratto è riconoscibile lontano chilometri. Ti ringrazio, perché poi io lo vivo come un complimento il fatto di avere uno stile. È quello, infatti, lo è. È quello. Primo perché Oscar Wilde, che per me ha sempre ragione per definizione, tranne che per una cosa forse, e lui diceva sempre che nella vita non importa quello che fai o che non fai, ma è sempre solo una questione di stile. Stile, beh certo, sì, è vero. Lo stile non è che sia una dimensione riferibile solo al disegno o al tratto, la si estende ad ogni cosa, anche a come ti muovi, anche a come parli, anche a come guardi. Ad esempio Gianluca, che ogni tanto ascolto su YouTube, lui ha uno stile, lui si distingue dai suoi, diciamo, colleghi, si può dire colleghi, no? Sì, assolutamente. Noi diciamo che veramente Gianluca fa l'analisi grammaticale dei fumetti quando fa una recensione, cioè così... Sì, ma ha uno stile in generale, anche nel modo di proprio di esprimersi. Poi io conosco lui perché ho compulsato lui, perché mi ha intervistato. Tutti gli altri che non mi hanno intervistato non li conoscevo. Ad esempio
stasera conosco, ho il piacere di conoscere Francesco e ti chiami proprio Luigi? Luigi, no? Luigi. No, no, Luigi, Luigi. Luigi, e adesso da questa sera sarete oggetto di vessazione anche voi, nel senso che... Ma va benissimo, va sì, benissimo. Sì, infatti, Luigi mi ha tolto le parole di bocca. Va bene, va benissimo. No, sto scherzando, adesso domani, mentre sarò, anzi anche più tardi, mentre lavorerò, io poi lavoro spesso con YouTube in sottofondo, no? Anch'io. Sì, non metto sui film perché poi dopo ho la musica, perché mi faccio assorbire del tutto. Devo dire la verità, a volte non ascolto neanche troppo le recensioni dei fumetti, perché se poi parlano male di me mi incazzo, mi agito e perdo la concentrazione. Sì, vabbè, me l'immagino. Vabbè, ma quella è una reazione umana. Anche se la... Umano proprio umano, direbbe qualcuno. Non Blade Runner, vabbè, credo che fosse Nietzsche, no? Nietzsche. Che per anche se penso sia un'ipotesi remota, una critica a Nicola Mari, insomma. Negativa. Cioè, c'è chi ti critica? Negativa. Ah, una critica negativa, tu dici? Negativa, no? Sì. Non lo so, perché poi appunto che c'è una forma di viltà, no? Da parte mia, per cui dico non voglio incontrare lo spigolo duro della critica negativa, qualora mai, appunto, io non la escludo, non escludo che ci possa essere nei miei confronti, e quindi evito, perché poi ci rimango male, perché in quello che faccio potrà sembrare retorico, ma lo è, io metto davvero tutto me stesso. Certo. E siccome però capisco che non si può, cioè non è che questo dice, io metto tutto me stesso, allora... in automatico devo piacere, sarebbe bello. No, poi dico, alle volte praticamente si crea un meccanismo strano, perché magari chi fa le recensioni, come Gianluca, qualche volta l'ho fatto anch'io, si trova a valutare il lavoro di un anno di un autore e lo deve fare in breve tempo. E molti non si rendono conto che quello è il prodotto di un anno. Non ci vorrebbe più rispetto per questa cosa. Per questo io raccomando sempre alle persone di leggere 2 o 3 volte i fumetti prima di parlarne, perché devi assimilarli. Come tutte le cose del resto. Però, siccome non tutti fanno il tuo ragionamento, non tutti hanno la tua saggezza, poi in realtà non ho mai incontrato nel mondo dei fumetti persone particolarmente, come dire, astiose o che abbiano espresso parole negative in generale, perché poi, adesso non voglio apparire troppo buonista stasera, no? Però il bello del nostro mondo, perché per il nostro mondo intendo quello dei disegnatori, quello dei sceneggiatori, ma anche quello dei critici, cioè di tutti coloro che amano il fumetto, è poi sempre di accoglienza, di positiva e favorevole a questo linguaggio, mentre quando mi capita di ascoltare, non so, recensioni critiche in altri ambiti, tipo quelli musicali che mi interessano molto, o quelli, diciamo, più artistici in generale, e talvolta incontro anche delle durezze che, secondo me, vanno al di là del sacrosanto punto di vista, perché il giudizio, voglio dire, è lecito ed è addirittura sancito la libera espressione dalla nostra carta costituzionale, però sono i toni talvolta ostili che nel mondo dei fumetti, almeno finora, non mi è mai capitato di trovare, se non in rari casi. Questo lo trovo che faccia onore al nostro mondo, perché io sono come, prima citavo Oscar Wilde e lo cito ancora, e lo citerò altre volte, suppongo, io sono per la gentilezza. Lui diceva, il futuro sarà delle persone gentili, e nel fumetto c'è molta gentilezza, e io la ritengo una virtù, quindi il mio non è un discorso retorico. Bene. Sì, è vero. Ragazzi, volevate fare, Gianluca, volevi fare una domanda? Io stavo facendo 2 ragionamenti in testa. Prima è stato nominato Germano Bonazzi, e effettivamente ora che stavo riflettendo trovo nel tuo tratto alcune volte similitudini col suo, e ora mi sto spiegando un po' anche il perché. Non similitudini nel senso che si possono confondere, però vedo dei richiami, hai assorbito parecchio comunque da tutti coloro che hai visto. Beh, diciamo che sì, questo è inevitabile. Bisogna essere delle spugne, bisogna essere delle calamite. Poi dopo, naturalmente, devi essere anche un elaboratore, cioè devi interiorizzare e metabolizzare, introiettare e poi elaborare.
perché in fondo lo stile in sé non esiste, anche perché nell'essere umano nulla, non esiste nulla di innato, non c'è nulla di innato. Noi siamo il prodotto degli incontri che facciamo, delle cose che ci attraversano, dei linguaggi che incontriamo. E, non so, mi viene in mente nella pittura, adesso faccio il primo esempio che mi viene in mente, non so, Francis Bacon, il pittore, non il filosofo, adorava Velázquez. Partendo da Velázquez, lui sviluppa un linguaggio, una visione che non ha nulla a che fare con Velázquez, ma senza Velázquez evidentemente non ci sarebbe stata, dato che lui, Francis Bacon, nelle varie interviste citava Velázquez come uno dei suoi massimi maestri, proprio come uno dei suoi massimi riferimenti. Nel caso mio di Bonazzi, boh, non te lo so dire, perché abbiamo lavorato in studio per qualche anno, e però io avevo già il mio tratto, quello, diciamo, il maritratto, se così si può dire. Sì. Lui allora aveva un disegno molto diverso dal mio, cioè più realistico, più accademico rispetto al mio. Io allora ero molto più espressionista, ero il Mari, quello dei primi Nathan Never, per intenderci. Ecco, io e Germano probabilmente ci siamo accomunati a quel tipo di tratto anche per effetto della testata a cui stavamo lavorando allora, che tendeva a traghettarci verso un segno, diciamo, più lineare, più pulito, più in linea con quelle che erano esattamente le richieste di Nathan. Luigi ci sta mostrando... Ah, lo riconosco, riconosco anche la copertina. L'hai già visto questo volume, insomma? Certo, certo. Mi è l'hai già visto? Sì. Oh, mi rinvia qualcosa. E a quanto tempo è passato da questa storia di Nathan Never? Che sto rileggendo in occasione di questa intervista, volevo tornare un po' indietro nel tempo. Ah, credo quasi, adesso non vorrei dire, ma... sono quasi 30 anni, eh? Infatti, che per me è un tasto dolente, io tendo a rimuovere il passato per non incontrare il presente, cioè il tempo del mio presente, cioè la mia età in definitiva. Però è un'ottima guida per ricordare che bella storia ha interpretato, soprattutto stiamo parlando degli inizi di Nathan Never, quindi una delle prime storie che un po' esplorava il passato del protagonista, e ci fu una bella doppietta di storie che ci facevano conoscere un po' di cose, tra cui Ned Mace, forse è la prima storia in cui ne sentiamo parlare probabilmente. Sì, è vero, è vero. Adesso faccio fatica a ricordare tutto perché davvero è passato tanto tempo. La storia era molto importante perché... Molto, infatti. Beh, si spiegano le origini di Nathan fondamentalmente. Cioè, tutti quelli che erano i misteri e gli arcani di questo personaggio in quella storia iniziano ad essere argomentate, sviluppate, portate, diciamo, in luce. E quindi sì, è un numero importantissimo, sceneggiato da Michele Medda, con il quale, dal bravissimo Michele Medda, con il quale ho anche su Nathan realizzato un albo che ho amato molto, che è Vampirus o Vampirus, a seconda che lo si voglia nominare in latino. Mi sono venuti i brividi solo a sentirlo nominare, è uno degli albi che preferisco. Quello in effetti anch'io ho un ottimo ricordo di quell'albo, perché poi reinterpretare il Dracula di Bram Stoker nel futuro di Nathan Never, beh, insomma, voglio dire, è stato per me una bellissima esperienza, molto bella, e anche di questo sono fatto a Medda. Ma poi hai mai pensato di reinterpretare altri classici, magari anche a parte, in graphic novel 2? No, sinceramente no. No, ci avevo pensato negli anni 90, ma poi nel frattempo c'è stata una tale inflazione di fumetti dedicati a personaggi storici o a classici della letteratura che mi è un po' passata la voglia. Oppure questa è una giustificazione alla mia pigrizia, non lo saprò mai. Ogni interpretazione è libera. Però mi sarebbe piaciuto fare un'interpretazione del Dracula di Bram Stoker, e in questo fui accontentato quasi telepaticamente, perché io non feci questa richiesta. Fu un'idea di Michele Medda che mi propose
e che però io già avevo, diciamo, organizzato nella mia mente già da prima. Quindi fu, come dire, quasi un destino. E come tutte le cose di questo tipo, beh, oltre a fare piacere, ritengo che abbiano anche qualcosa di magico. Tanto siamo tutti un po' animisti, per cui, insomma. Allora, vorrei recuperare, scusate ragazzi, vorrei recuperare un attimo il commento di Raul Cestaro. Grande! Diciamo, non me l'ero accorto. Ciao Raul! Prima. Ciao Raul, benvenuto. Ciao Raul! Lui è un grandissimo, lui è il fratello. Mi ero distratto, non me ne sono accorto prima. No, un grande saluto al caro Nicola, grande maestro della sintesi ed essere umano sopraffino. Fin dal numero 7 di Nathan Never fu una folgorazione. Gran classe fin da allora. Io non posso che ringraziarlo. Poi, essendo un vanitoso, tutti i complimenti sono i benvenuti. Ecco, tutte le recensioni vorrei che le facesse Raul. È un disegnatore straordinario. Adesso non sto ricambiando il favore, perché voglio dire, adesso voi siete dei frequentatori, degli esperti di fumetti, quindi sapete che sto dicendo una cosa assolutamente coerente con la realtà dei fatti. Confermiamo, esatto. Raul e Saul sono due grandi disegnatori, ma due straordinari disegnatori, ma solo la copertina che hanno fatto, ce l'ho qua. C'è la tua storia dentro. Diciamo che è un capolavoro, loro sono bravissimi. Ce l'ho di là perché sennò devo prendere. Sappiamo che anche Gianluca ne ha una copia, anche se non la mostra in video, ce l'ha sicuramente. L'ho recensita poco tempo fa. Ma sai che su Nathan Never, tra l'altro, tu hai avuto un onore, cioè, o meglio, un onore, una responsabilità unica in casa Bonelli, perché Nathan Never è stato uno dei pochi fumetti che ha festeggiato il numero 50. E il festeggiamento numero 50 era tuo e di Medda, se non sbaglio, o di Vigna, non mi ricordo. La biblioteca di Babele, se non ricordo male. Di Babele. Sì, credo, sì. Di Medda. Però non metto la mano sul fuoco, non sono sicuro. Io adesso vado a vedere. Vado a vedere, aspettate un secondo. Vado a vedere subito, anche io. Katia Albini e Antonio Serra. Ecco qua, Katia Albini e Antonio Serra. La sceneggiatura, ok. Perché non ero sicuro che fosse di Medda. E anch'io non ero sicuro. Però è stato un numero unico praticamente, perché Nathan Never ha festeggiato per la prima volta in casa Bonelli il numero 50. E l'onore di questa prima volta è stato tuo a disegnare questa storia. E in effetti... Lo sapevi che sarebbe stata... Ma lo sapevi che sarebbe stato il numero 50 o è arrivato dopo nella programmazione? Sai che non mi ricordo, ti direi una balla, ti dicevo, oppure ti direi una cosa inesatta perché non me lo ricordo. Guarda che sono passati tantissimi anni. Sì, effettivamente, no? Saranno passati, non so, più di 20 anni sicuro. Sì. Beh, 26 probabilmente, no? Se il numero 50... È un mensile, quindi sì, 26. Sì. 26 anni sono tanti, sono 5 anni, quindi sì, 26 anni fa. Ma non me lo ricordo, Gianluca, proprio non me lo ricordo. Nel frattempo, ragazzi, recupero il commento di Fabio Michelucci. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Che ti chiede che musica ascolti quando disegni Dylan Dog. Come dicevo prima, quando disegno non ascolto musica, perché poi mi farei... sequestrare completamente dall'ascolto e non riuscirei a concentrarmi. In realtà ascolto delle cose a rotazione su YouTube, tipo documentari, li tengo un po' in sordina, ma la musica non l'ascolto mai, non la tengo mai come sottofondo. Infatti anche quando vado a fare gli aperitivi e c'è la musica nei locali, no? Dico, per fortuna che mettono su della musica che non mi piace, perché così non vengo... non mi rovino l'aperitivo, cioè non vengo catturato dalla musica. No, per me la musica è qualcosa che come dire, che esige una partecipazione, almeno per come la vivo io, e che è totale, è totalizzante. Quindi non ascolto musica mentre disegno Dylan Dog. Ma ne parli come se fossi anche musicista, suoni anche qualcosa? Sì, strimpello, sono uno strimpellatore. Capisco, appartengo al gruppo. Di chitarra. Infatti ne ho qua alcune qui proprio dietro le mie spalle. Ah, ecco.
poi c'ho la chitarra classica, e poi nel mio studio è anche il mio piccolo angolo, anche il mio studio musicale, cioè ho un basso, un bel finalmente questo lo conosco anche io. Fantastico. Però non sono un bassista, sono il classico chitarrista che butta le mani sul basso, ma non ho l'attitudine del bassista, il basso è troppo difficile per me. Cioè, io ho provato a suonarlo quando ero ragazzo, infatti vabbè, non è mio, quello che è la mia compagna, un Ibanez. Ah, un Ibanez. Ogni tanto mi vedo lì e... È una metallara? No, è una racchettona tremenda. No, ma mi sento un po' a disagio. Il mio basso Spectrum allora deve essere veramente qualcosa. Spectrum aveva 50 megabyte di RAM, mi ricordo. Esatto. Ma sei un bassista, Gianluca? Sì, sul quattro corde classico. Vabbè, ho fatto questa battuta, ragazzi, che non ha capito nessuno. Sulle quattro corde Gianluca ha veramente abbraccia, è mio amico a questo punto, perché io non so i bassi, non dico i bassisti, ma i bassi con più di quattro corde per me sono intollerabili. I miei bassisti preferiti hanno quattro corde, non c'è niente da fare. Uno dei miei preferiti è John Taylor dei Duran Duran. Certo, sì. Poi mi piace molto Mick Karn dei Japan, che purtroppo non c'è più. Allora, che questo gruppo, guarda, fantastico il Japan, non se lo ricorderanno in molti, Dave Sylvian, insomma. Poi i Duran Duran sono figli dei Japan alla fine, no? Esatto. Anche dal punto di vista estetico. Esatto, che a loro volta poi sono figli dei Roxy Music. Bravo, guarda, senti, stai sfondando la porta aperta. Cioè, è un fatto di generazione anche. Sì, hai ragione, mi sono fermato in tempo, però ho pensato che fosse una cosa. Musica, molte cose della musica. E tu Gianluca, qual è il tuo bassista preferito? Uno dei bassisti, non esiste. No, per me ce n'è. Se devo darti i preferiti, ti dico Steve Harris. Vabbè, anche il mio. E John Entwistle. Vabbè. Degli Who. Degli Who, sono proprio i due top. Beh, hai detto due pazzeschi. Quello degli Who, tra l'altro, cos'è che usava? Uno Yardbird, mi pare, come basso, no? Che lo usava in un modo pazzesco, usava le dita tipo tecnica. Sembrava che usasse la chitarra classica, quasi. Era pazzesco lui. Beh, se vuoi anche Lemmy dei Motorhead, ma... definirlo basso il suo è un po' particolare. Beh, lui usava Rickenbacker e lo usava quasi come se usasse una chitarra, però era un bassista. Era accordato tipo chitarra bassa, fondamentalmente. Esatto, ti pare in chiave di Mi, se non sbaglio. Non so, memoria e tu ricordo. Luigi suoni, perché a questo punto apriamo un dibattito sulla musica. Stavo dicendo, no, io non... A parte il citofono, non ho velleità. Anche le pentole della cucina. Come? Anche le pentole della cucina. Quando ero bambino, sì. Costruivo a casa della nonna, costruivo la mia batteria e cercavo di suonare con le pentole della cucina. Mi fermo lì, insomma. Poi guarda, ho che più ho visto vai, Gianluca, un episcopo che suonava con le bacchette della batteria dei bicchieri d'acqua, quindi... Chi, scusami? Tullio d'Episcopo. Vabbè, cavolo, un altro gigante questo. Scusa. E infatti... Io l'ho visto in una jam session tantissimi anni fa con il grandissimo Enzo Iannacci, pianoforte Enzo Iannacci e batteria d'Episcopo, spaziali, sono stati fantastici. Hanno fatto delle session di jazz veramente fenomenali. Mi ricordo i tempi di Pino Daniele, cioè con Tullio d'Episcopo e l'altro, diciamo, percussionista di cui mi sfugge il nome. Tony Esposito, bravissimo. Mi sfuggiva il nome e facevano delle cose meravigliose insieme. Vabbè, ragazzi, parliamo di gente che aveva l'orecchio assoluto. Ragione, certo. Bella questa divagazione musicale, bello anche la contaminazione di generi. Infatti, io la musica ci ha preso una mano. Beh, il mio carissimo amico Corrado Roy, con cui diciamo, lavoriamo praticamente sempre al telefono. Cioè, si può dire che il 90% della nostra produzione avviene
in viva voce mentre è il nostro modo. Ecco, se non ascolto i documentari sulla vita animale, di solito ascolto quelli, no? Mi affascinano. Infatti, Nicola... Io mi metto più perché, cavolo, fa solo vedere delle bestie che si, che si divorano tra loro. E se non ascolto dei documentari su YouTube mentre lavoro, ascolto, insomma, tengo in sordina, sono al telefono con Corrado e lui è non solo un grande chitarrista, ma una competenza in fatto di strumenti e di strumentazione e di tecnologia della musica che è impressionante. Lui ha uno studio fenomenale nella sua casa. Sì, ed è bravissimo a suonare. Mi ricordo il video dell'incontro con l'autore della Bonelli un po' di tempo fa, dove lui mostrava le sue chitarre attaccate alla parete e poi diceva: poi quando non suono parlo con Nicola Mari al telefono. Confermo. Esatto. Diceva questa... mai di lavoro e mai di fumetti. I nostri argomenti sono musica e filosofia. E qualche volta cinema, solo che sul cinema, non, a parte Tarkovsky e alcune cose, non facciamo, a volte entriamo in collisione. Come avere la meglio, evito il discorso cinema. No, ma in realtà anche sul cinema ci troviamo molto d'accordo su molte cose. Però, ad esempio, lui non so che certe cose che a me possono piacere, a lui piacciono meno. Tipo, a me piace Rambo, lui no. Io tengo il primo. Bellissimo. Schwarzenegger. Beh, a me piace anche Predator con Schwarzenegger. Oh, troppo. Fantastico, quello è veramente il momento, diciamo, della svolta. Primo, della sì. Carriera. Sì, ecco, è poco americaneggiante nel gusto cinematografico, però su tutto il resto abbiamo molti gusti in comune. Sulla musica assolutamente sì. Ad esempio amiamo molto Battiato, che non si poteva non citare, purtroppo, visto. Esatto. Certo. Che per me è un argomento serio, e quindi non vorrei, ecco, importunarlo in un qualche modo. Bene. Allora, ciao, no, Gaia, intanto è arrivata anche Gaia. Ciao. Gaia, ciao Gaia, benvenuta. Senti, Nicola, quando chiaramente avete realizzato l'Old Boy, vi siete sentiti per telefono, vi siete confrontati in qualche maniera? Cioè, mentre lo stavamo disegnando probabilmente eravamo al telefono, ma evidentemente stavamo parlando o dei Led Zeppelin o dei Kraftwerk. I Kraftwerk ti piacciono? Ma tantissimo, a me, sì, ma scherzo. Vabbè, poi ritorniamo di nuovo sull'argomento musica, ma i Kraftwerk hanno influenzato tantissimo anche la musica del XXI secolo, cioè lo sanno in pochi, ma è così, cioè... anche la musica rap americana, quella, diciamo, che ha contaminazioni elettroniche, prende molto dai Kraftwerk. Ma i Kraftwerk sono, diciamo, all'interno del 90% della musica che ascoltiamo, compreso la trap, compreso l'hip hop, compreso la... Certo. Perché loro hanno, come dire, inserito una sorta di, come dire, proprio di chiave di do della musica moderna. E la musica moderna ha prestato l'attenzione innanzitutto sul suono, e in questo senso i Kraftwerk sono stati rivoluzionari e totalizzanti nel senso della loro presenza. Anche nella musica di Battiato c'era molto questo atteggiamento di far interagire la dimensione tecnologica dell'elettronica, però... ponendola in rapporto dialettico con la classicità, perché anche questo hanno fatto i Kraftwerk, erano dei musicisti classici che usavano degli strumenti non classici, e però hanno fatto tutto questo portandolo nel pop, e l'influenza è stata tale che condizionarono, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, anche tutta la trilogia berlinese di Bowie, quindi la Trinità Santa, no? Brian Eno, Bowie e Robert Fripp. Forse senza i Kraftwerk non ci sarebbe stato nemmeno questo momento, secondo me, rivoluzionario della musica, che secondo me prosegue ancora, perché quelli che dicono che la musica è finita, eccetera, boh, non è vero. Diciamo che praticamente sono... A volte ci sono le produzioni troppo plasticose, suona tutto un po' uguale. Molte batterie ultra pompate sono un po' tutte uguali. Sì, infatti...
c'è una forma di conformismo che pervade tutte le forme ultimamente, che è, sì, che tende ad annichilire la parte creativa, e in questo sono d'accordo con Gianluca. Sì. Dicevo che probabilmente la musica, questo fenomeno ha riguardato tutte le epoche, no? Cioè, un certo tipo di musica che era un po' più stereotipata e altri che usavano un po' di più, affidandosi al loro estro artistico. Scusate, se volevo riportare un attimo l'argomento, il discorso sull'argomento. Una domanda allora molto semplice. No, anche se voglio dire, è bellissima questa, diciamo, divagazione. No, assolutamente. Sono più io, se posso dire, giusto per partecipare, dico la mia, molto spesso si resta legati a dei periodi storici anche musicalmente. Io sono un po' più molto affezionato a quella che, per quella che è la mia conoscenza, no? Al momento degli anni 90, la metà degli anni 90, in cui uscirono degli album spettacolari. E in quel periodo io particolarmente ero legato alla tutta la black music statunitense, quindi quello che era l'R&B e l'hip hop del momento, che mi faceva impazzire. Però poi in quegli anni uscirono anche dei grandissimi album pop che ancora oggi li ascolti e sono spettacolari. Quindi ecco, io sono legato, più che altro si dice pure, io ogni tanto cado nel tranello di dire non c'è più suoni di un tempo e cose, ma perché forse ci si lega per una serie di elementi a un determinato periodo e ci si fossilizza lì. Però come dice Nicola, no, la musica non è assolutamente finita, per fortuna. No, beh, poi usciamo dal discorso musica, che in realtà poi è interno al fumetto, perché è una visione olistica delle cose, no? Cioè i linguaggi comuni contro loro. Ad esempio adesso, esatto, il libro per me è meraviglioso di Francesco Bianconi dei Baustelle, che è un musicista scrittore, con i disegni di quel genio, del genio di Baciglieri, di Paolo Baciglieri. Oh, fantastico Baciglieri. Parliamo, vedi, come i linguaggi tra loro sono in rapporto dialettico inevitabilmente, quindi in realtà parlando di musica non ci stiamo discostando troppo dallo specifico fumetto. Assolutamente. Senza contare che il 90% dei fumettisti e dei fumettari, come si vuole, suonano. Bruno Brindisi è un ottimo tastierista a livelli professionali, cioè credo che io conosco un sacco di miei colleghi che sono degli ottimi musicisti e che nutrono un grande interesse e una grande passione per i fumetti. Però voglio far contento Francesco e quindi usciamo. No, mi fate venire in mente Davide Toffolo anche, no? Che Toffolo, è un caro amico, Davide Toffolo, esatto. No, stavo pensando, unire la tua arte e dovessi scegliere tu a chi dedicare una copertina, cioè decidi di fare una copertina per un disco, avresti qualche artista a cui diresti... Sì. È una bella domanda. Non usciamo più dall'argomento, comunque questo è il messaggio. Questo è implicito. Ma, mi è venuta spontanea. Allora, io ho una difficoltà in questo senso, perché faccio fatica a pensare al mio tratto in relazione agli artisti della musica che amo. Cioè, mi piacerebbe fare, non so, una copertina per un musicista che amo. Adesso, no, posso dire? Devo dire uno di quelli viventi, contemporanei? Ciò che preferisci. Mi piacciono i Depeche Mode, però se i Depeche Mode me lo chiedessero, direi, ma cavolo, io cosa c'entra il mio disegno, il mio segno con loro? Poi mi ci dovrei trovare in queste situazioni, perché quando si danno questi tipi di risposte non si sono del tutto obiettivi. Avresti potuto fare la cover di Violator, di Depeche Mode, secondo me. Però quella è talmente bella, è una foto bellissima, una specie di radiografia, no? Di una rosa che, cavolo, di fronte a quell'essenzialità lì, diciamo che se non avessi visto la copertina forse avrei potuto anche azzardare. Dico, se non avessi visto il risultato finale avresti potuto dare la tua versione, certo, no, senza però, condizionamenti. Ad esempio, il primo disco di Vasco Brondi, Vasco, Le luci delle centrali elettriche, lui mi contattò nel 2008 per fargli la copertina. Io ho una grande stima, una grande ammirazione della sua musica e anche dei suoi testi. Però
non mi resi disponibile perché mi sembrava che il mio tipo di disegno non fosse adeguato a restituire quella, lo spessore, il tipo di vibrazione che la sua poetica, secondo me, esprimeva. Quindi era anche un fatto di ammirazione. Cioè, il paradosso è questo. Ho rinunciato per una come era una rinuncia come atto di stima. Chiaro. Sì, ecco, non faccio fatica a coniugare, a immaginare il mio disegno in relazione a una copertina per un disco. Mi piacevano molto le copertine che facevano negli anni 70, quelle con i disegni di Neil Adams, degli album metal. Io lo sapevo, cioè addirittura Neil Adams ha fatto delle cover di album heavy metal. Ma io credo fossero sue, poi magari mi sbaglio clamorosamente. Però mi sembra di sì. Mi sembra fosse di Neil Adams, comunque, o quelle di Robert Crumb. Ah sì, ma quelle sì. Mi sa di Getrotale, no? Dei gioielli di arte pop, no? In cui il fumetto diventava parte integrante del linguaggio musicale. Ecco, io non so se il mio tratto riuscirebbe a innescare questo tipo di alchimia. Secondo me, ad esempio, ci è riuscito magnificamente Paolo Baciglieri nel libro di Bianconi, però quello è un libro, è prosa, non è musica. Anche se, concedetemi l'ardire, io ritengo che la musica sia un linguaggio onnipresente, nel senso che se voi ci pensate, il fumetto utilizza anche il linguaggio della musica proprio nella sua descrizione: armonia, composizione, ritmo. Il linguaggio della musica da Pitagora in poi è presente in tutte le nostre azioni, in tutti i nostri linguaggi, in tutte le nostre prestazioni di senso, direbbero i psicologi. C'è questa domanda interessante di Fabio Michelucci che dice: invece mai pensato di fare un fumetto che parli di musica? No, però mi piacerebbe, però sarebbe bello. Beh, a parte che ho fatto con Barbara Baraldi un albo di Dylan incentrato sul suo passato. Ah, è vero, sempre. Gli anni selvaggi. Gli anni selvaggi. Però quello sì, è un discorso diverso dalla domanda che mi viene posta. Sì, quello mi piacerebbe. Sì, magari un bel fumetto su, non so, su Lou Reed. Mi hai fatto pensare che Lou Reed, poco prima di morire, aveva realizzato anche una sceneggiatura per un Geppetto. Ah, non lo so. E doveva avere una trasposizione cinematografica, doveva essere un cortometraggio a cartoni animati. Ah, non lo sapevo. Disegnare un fumetto sulla musica di Achille Lauro, non, perché lui ha una faccia, ha un volto, una modalità estetica che è molto vicino ai personaggi che io disegno. Sì, è vero. È vero. Stavo dicendo secondo me, no, è così perché sono io che faccio, cioè che ne sei. Tra il glam rock e il dandy. Sì, sì, però quello che mi piace di Achille Lauro è che riporta quella dimensione fondamentalmente degli anni 70 all'interno di un linguaggio che è quello dell'ipermodernità, e in questo secondo me riesce a essere davvero ipermoderno, perché secondo i sociologi siamo nell'ipermoderno, no? Quello mi piacerebbe. Sì, però non credo. Non credo che piacerebbero lui i miei disegni, forse, chissà. Ma sei troppo modesto. sei troppo modesto, dico, dai. Cioè, secondo me si butterebbe ai tuoi piedi. No. Quando mi dici che sono modesto, mi sopravvaluti, nel senso che io ho questo tipo di vanità ancora, non l'ho raggiunta, ma ci sto lavorando. Sto scherzando. Comunque, se dovesse andare in porto questo progetto su Achille Lauro, forse la volta buona che avrei mia moglie affianca un firmacopie, perché adora Achille Lauro, e quindi io adoro Nicola Mari, e insieme nella stessa fila per la prima volta, quindi sarebbe fantastico. Riuscireste a ricongiungere una famiglia in quel di Lucca, che solitamente ci disperdiamo, ecco. Anche tua moglie è appassionata di fumetti? Sì, non come il marito, però qualcosa alla legge, sì, assolutamente. Più di Achille Lauro, probabilmente.
quindi la sua è una passione d'amore, diciamo. Esatto, esatto. Beh, questa è una cosa molto bella. Molto, molto, molto. Infatti, senti, quando ci siamo conosciuti mi chiese qualche... Intanto c'è il featuring qui, c'è mia figlia, saluta. Come si chiama? Saluta. Come ti chiami? Chiama? Martina. Ciao, ciao Martina, benvenuta. Benvenuta, ciao Martina. Ecco, è andata via adesso, voleva vedere il papà. Quindi dicevo, quando lei la so, intanto sta qualcosina, inizia a leggerla anche lei, quindi con... c'ha già una bella libreria tutta sua. Dicevo... Beh, un maestro, anche perché è importante avere qualcuno che ti introduca anche nelle cose giuste, nelle letture giuste, i fumetti lo sono. Abbiamo un altro... Esatto. Credito, Piero Angelini, e che dice, chi è che non piacciono i tuoi disegni? Io, come dicevo prima, non vado a verificare e indagare, perché non voglio rimanerci male. No, quella superiorità, no, tale per cui riesco a essere indifferente a una disapprovazione o a una indifferenza. Mi piacerebbe, ma non ce l'ho, purtroppo, non ne soffro. Mi piace, ma anche perché quando faccio i miei disegni, credetemi, io cerco sempre di dare il massimo, anche perché penso che c'è della gente che li va a comprare, li va a leggere, e tu non li puoi deludere. Poi è chiaro che magari il mio stile non può piacere a tutti e certe cose possono non piacere a tutti, però l'atteggiamento di fondo è quello di dare il massimo per quelli che sono i tuoi limiti, le tue possibilità, perché ti rivolgi a degli altri, non a te stesso, perché se io mi rivolgessi a me stesso, magari su certe cose potrei anche lasciare correre, dico, ma tanto, tanto mi approvo già abbastanza da me. Non ho bisogno dell'approvazione altrui. E invece quando ti rivolgi a un pubblico anche vasto, come nel caso di Dylan Dog, io ritengo un dovere, proprio un dovere, quella che, no, che si chiama deontologia professionale, ma che si chiama rispetto per chi si avvicina al tuo lavoro. Ma infatti, Nicola, ti volevo chiedere... Che sembra banale quello che dico, ma... No, ma è bello, noi da lettori è bello sentirlo, Nicola, te lo posso confermare, perché poi se tu pensi questo, noi lo leggiamo dalle pagine. C'è l'ultimo, Il mondo capovolto, comunque hai dato un'interpretazione, infatti poi magari entriamo nel merito anche della storia. Io ero lì con Dylan a provare la sua sofferenza, e a parte i testi, sicuramente anche il tuo tratto, i tuoi disegni hanno reso bene l'idea di quello che si stava raccontando. Quindi quello che dici, io poi da fruitore, da lettore, me lo ritrovo, nulla è lasciato al caso, e ogni segno che hai messo su quella pagina io la apprezzo, perché si sente che è stato messo dell'amore e della passione su quelle tavole, quindi grazie. L'ultimo Old Boy è uno dei migliori. Sono io che ringrazio Luigi, perché mi ha fatto uno dei più grandi riconoscimenti, cioè dei più grandi complimenti si possono fare, cioè il riconoscimento di uno sforzo, perché è esattamente quello che io volevo, non dico ottenere, ma lambire, a cui tendevo, perché poi sai, non ho la presunzione di raggiungere il mio obiettivo o quelle che sono le mie intenzioni, però già essere in quella che si dice, no, qualcosa a cui tendere, ero in quella tensione, in quel tipo di slancio, e il fatto che mi venga riconosciuto, perché non è indolore, perché prima dico sì, lavoro col documentario in sordina mentre sono al telefono con Corrado, ma in realtà c'è una grande partecipazione e concentrazione in quello che si fa, e quando questo viene rilevato, beh, a me fa piacere. Anzi, paradossalmente, talvolta sono al telefono o con cose in sordina mentre lavoro, proprio per paradossalmente tenere alta la tensione della concentrazione, perché se stai completamente nel silenzio, nell'isolamento... Io poi abito in un posto, sono in mezzo dei giardini, sono in un posto in cui regna un silenzio tombale 24 ore al giorno. È una cosa molto bella, è un privilegio, però questo eccesso di silenzio favorisce la concentrazione, e l'iperconcentrazione, paradossalmente, dicevo, ti può sviare dalla concentrazione stessa. Quindi hai bisogno di introdurre una sorta di elemento di disturbo
che tenga quella giusta quota di concentrazione che ti serve però a raggiungere quello che chiamo lo stato di grazia, cioè per stato di grazia intendo stabilire un rapporto, un contatto con quella che è la tensione, con quella che è la vibrazione di della storia che stai raccontando o della sequenza che stai realizzando, descrivendo, o con gli umori del personaggio, con le tensioni o anche con le gioie dei personaggi, proprio con gli stati d'animo dei personaggi. Cioè, il lavoro del fumetto è molto difficile, molto. Lo dico perché sono più di 30 anni che faccio questo lavoro e agli inizi dicevo, cavolo che fatica, però pensavo ingenuamente. Poi negli anni acquisirò una dimestichezza, una disinvoltura che mi consentirà di andare via bello squadrato, invece no. Più passa il tempo, più si alza, almeno per quanto mi riguarda, l'asticella del perfezionismo e quindi la sofferenza, cioè la fatica, ma è una fatica, è una sofferenza piacevole, però comunque è una fatica. Non è mai, non cessa, è inarrestabile. Ed è bene forse che sia così, perché se poi voi mi dite che, cioè, mi riconoscete il mio lavoro, voglio dire, non faccio degli sforzi. Assolutamente no. Non sono vani. Assolutamente. Stasera sono troppo buonista. Questo vale per noi tre, ma per tantissimi. Penso che valga per tutti. Sì, poi mi sono un po' perso nel discorso, perché poi non voglio diventare buonista, però alla fine cado in però questa. Ti faccio la domanda invece quella un po' meno scontata, ma e invece la tavola bianca, il momento in cui sei lì e dici oggi non ci riesco, come ti sblocchi? C'è qualcosa? Anche questa è una bella domanda, perché può capitare, perché non è il vuoto che corrisponde al silenzio prima della musica, a volte c'è il bianco della pagina che ti paralizza, che ti blocca, perché magari tipo in questo periodo c'è, non so dove abitate voi, ma nella mia città spira da quasi 2 mesi un vento incessante, polare peraltro, gelido, mi nervosisce, mi scompensa, e sembra una cavolata, ma a me, io sono fortemente meteoropatico, e quindi la mia condizione ideale è il sole, è la dimensione del sole e della luce, quando questa viene meno vado in tilt. Dovresti trasferirti in Puglia, Nicola? Io sono per metà pugliese, conosco. Ecco, senti questo ricordo. Che origini hai? Mia madre è di Bari, però ho visto il Salento. E tu, Francesco, di che? Io e Luigi siamo di Taranto. Ah, di Taranto, che ho visto e ho conosciuto, ed è molto bella anche Taranto. Cioè, a me piace a me mi piace tutto. E poi ho il difetto che mi trovo bene in qualsiasi città e in qualsiasi luogo. Tranne che in quei luoghi in cui spira e soffia un vento freddo soprattutto. E comunque, tornando alla domanda di Gianluca, io non è che lo supero, attendo che passi quel momento. Non ho delle pratiche, dei riti che mi possano, come dire, affrancare da questo impasse, da questo blocco. Semplicemente attendo che passi. Di solito, per fortuna, passa nel giro di massimo qualche minuto, a volte qualche ora. Però sì, non ho delle, come dire, non dispongo di dispositivi che mi riescano a disincantare. C'è solo l'attesa, come nelle baccanti di Euripide, quando c'erano Dioniso che prende possesso della città e del caos. E l'unico, quando interrogano i saggi per chiedergli cosa possiamo fare per ristabilire l'ordine della città, niente, bisogna attendere che la follia, che Dioniso abbandoni le mura della città. Io faccio più o meno la stessa cosa. Attendo. L'arte dell'attesa. Dobbiamo recuperare un po' di messaggi, ne sono piovuti un bel po'. Sì. Tanto Davide che dice buonasera, complimenti a Nicola Mari, Vampirus o Vampirus è uno dei miei albi di Nathan Never preferiti. Ciao Davide innanzitutto, grandi amico. Roberto Corapi,
Solo complimenti a Nicola per il suo stile personalissimo, raffinato e pulito, ma anche ricco di pathos. Mi piacerebbe avere sempre versioni in grande formato dei suoi lavori. Ho apprezzato molto le edizioni Racconti di domani e alcune edizioni Bau Publishing realizzate in grande formato. Infatti per la Bau è uscito Il sorriso dell'oscura signora, se non sbaglio, sì. E io lo ringrazio tantissimo. Credo sia uscito anche Phoenix, se mi ricordo male. No, aspetta. No. È uscito L'oscura del signora, no, giusto, giusto, è uscito solo quello. Sì, per Bau solo quello che io sappia. No, sì, voi gli esperti di fumetti, siete più sul pezzo di me, cioè avete più... Siete più rispetto alle mie produzioni, eh? Ah, beh, è vero. Ma è così, quando hai un artista preferito, io pure cerco di fagocitare tutto di quello che esce, anche parliamo comunque di ristampe, nonostante tutto, io questo, Nicola, te lo dico, quando venne annunciato, corsi a prenderlo, perché comunque è un Nicola Mari in grande formato. Mica cazzi, scusate il francesismo. Tranquillo. Siamo fuori la nostra protetta, Luigi, tranquillo. Ma poi un po' di fiammingo non guasta mai. È vero. Bravo, bravo, lo dico sempre anche io. Lo dico sempre anche io. C'era il buon Raul. Cioè, il quesito di Raul. Ho una curiosità. Quando lavoravi a Vampiro... Vai, Francesco, leggila tu. Ho una curiosità, quando lavoravi a Vampirus, come dicevamo prima, avevi già visto il quasi contemporaneo Dracula di Mignola, tratto dal film di Coppola? Curiose coincidenze e affinità. No, non l'avevo ancora visto, o come dicevano una volta, veduto. Però in quel periodo lì, proprio mentre disegnavo Vampirus, mi ricordo che andai a Bologna a cena con uno dei miei grandi maestri spirituali, cioè Mike Mignola, perché lui era a Bologna a presentare il fumetto del Dracula di Coppola. E mi ricordo che andai a cena con lui e la moglie. E quindi questo... E mi ricordo che stare a cenare, passare una serata con Mike Mignola, peraltro una persona squisita di una simpatia assoluta, mi ricordo che mi diede una carica totale e disegnai quel fumetto anche, come dire, alimentato dall'entusiasmo, dall'energia che mi diede questo incontro. Anche perché noi siamo anche il prodotto degli incontri, delle suggestioni, certo, degli stimoli che ci vengono dagli altri. Noi siamo esseri di relazione. Ad esempio, io soffro molto la solitudine del mio lavoro. Che è forzato, chiaramente, perché poi per raggiungere un certo livello di concentrazione, chiaramente non puoi stare sempre in mezzo alla folla, anzi quasi mai. Sì, però se stai con dei colleghi con cui hai delle affinità, in realtà questo può facilitarti la concentrazione. Io fino a 3-4 anni fa vivevo tra Ferrara e Milano, adesso purtroppo sto solo a Ferrara. E c'era un periodo in cui stavo quasi per condividere lo studio con un mio collega, e poi dopo la cosa non è andata in porto perché poi sono tornato a Ferrara. Robe legate ai miei animali domestici che mi hanno costretto a stare qui, insomma, entriamo nel personale. E mi sarebbe piaciuto però condividere lo studio con altri colleghi. Dovevo condividerlo con Carlo Ambrosini, che amo molto. Accidenti! E amo molto come autore. Anche lui è uno dei miei maestri spirituali e amo molto come persona. È un grande amico, E poi io e lui abbiamo una passione in comune per la filosofia greca, ed è quella del V secolo. Anche prima, a partire dai presocratici fino a Nietzsche. E in lui avevo anche un grande interlocutore in questo, anzi un grande maestro anche da questo punto di vista. E anzi saluto Carlo, se qualora fosse mai in ascolto. E lo salutiamo anche noi, sì, con tanta stima. Ho fatto una diretta poco tempo fa sul canale di Fabiano Ambu. Sì, è vero, su IT Comics. Oltre 2 ore ha fatto, praticamente. Allora, è un autore da simposio.
Trasferito su un piatto d'argento questo, Gianluca. Non l'aspettavo mai, è giusta così. Qui c'è un commento per Luigi che dice, Luigi, che aspetti di Taranto Comics? Beh, alla prossima edizione del Taranto Comics, Nicola, io una chiamata te la faccio, se sei libero, ben lieto di ospitarti nella nostra manifestazione. Sarà possibile, molto volentieri, perché poi già mi fa piacere vedere la Puglia, poi... Soprattutto poi tornare nelle fiere, quello speriamo tutti quanti, prima o poi. Assolutamente sì. Manca, no? Beh, certo, ma a me manca tutto quello che ora ci è interdetto da questo stato del giusto. Ma per forza, ma per forza. Beh, le fiere soprattutto perché è anche il modo che ho per incontrare tutti gli amici che normalmente non posso vedere, perché poi i miei colleghi, i miei amici sono tutti sparsi un po' per l'Italia, no? Infatti ero molto felice quando vivevo per metà a Milano, perché vivono quasi tutti lì e quindi potevo... Sì. Ma non tutti, perché tanti stanno in altre città. Però a Milano c'è una buona concentrazione di disegnatori e di sceneggiatori di fumetti, così come di musicisti, insomma. Lo sappiamo tutti, Milano è la città che... Anche Battiato, che ricordo sempre, senza Milano non sarebbe arrivato ad essere... È l'equivalente di Berlino per la Germania, cioè il centro economico e culturale. Esattamente. Senti, Nicola, io ti volevo fare una domanda. Prima che hai avuto modo di ammirare la tua opera sui racconti quest'anno, sui racconti di domani, su l'ultimo Old Boy e su il ciclo 666. Quali di questi tre universi diragnati apprezzi di più? Ti piace di più? Ma io non riesco ad avere una preferenza. Come dicevo prima, no? Non ho il musicista preferito, ho degli amori, e gli amori sono totalizzanti. Cioè, io nutro un amore per Dylan Dog che è totalizzante. Quindi Dylan Dog in tutte le sue declinazioni per me resta Dylan Dog, cioè non riesco a vedere una separazione all'interno di queste, diciamo, istanze Dylan Dog-esche e avere una preferenza per una di queste rispetto ad un'altra. È davvero così. È come se uno mi chiedesse stasera, scusate, ma ritorno spesso su Battiato proprio perché... Insomma, mi sembra quasi doveroso, è come se uno mi chiedesse preferisci il Battiato dell'era del cinghiale in bianco di Fettus. Ah, certo, sì. È Battiato, non riuscirei a... Hai chiarito benissimo il concetto. Sì, è molto chiaro. Ma una domanda, visto che si parlava a questo punto di grande formato, domanda secca, qual è il tuo formato di lavoro? Delle tavole originali, intendi? Sì, originali. 21x29. Perché me li ricordo esposti a Cremona quando esponesti Spazio Profondo. 21x29, abbastanza... Una 4 praticamente, no? Una 4, sì. Un po' più grande. Un po' più grande. Sì. Sì, confermo, sto guardando qui, sì. Beh, il Fabriano che, cioè, è 24x33, ecco. Un po' più... Sì. Perché il formato piccolo mi consente una via di mezzo, di avere una visione della composizione, dell'interezza della composizione maggiore. Io farei fatica su una tavola molto grande a vedere, perché per me è molto importante della tavola la composizione proprio. La composizione totale della tavola. E in questo io trovo che il Milazzo del Ken Parker fu una grande scuola. Il modo in cui componeva e armonizzava le masse nella tavola, no? Nella griglia poi Bonelli, che io trovo peraltro elegantissima. E quel formato che adotto, che non è molto grande, però, ripeto, mi consente di avere una visione d'insieme della composizione, che per me è uno degli aspetti più importanti della tavola, insieme al bilanciamento dei bianchi e dei neri. Quindi, Nicola, diciamo indirettamente ci stai dicendo che tu usi delle tecniche tradizionali, no? Quando lavori, non sei passato al digitale.
Beh, ormai è tradizionale anche il digitale. Ah, certo, sì, io che sono diciamo un brontosauro, ho fatto questa domanda. No, 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 Effettivamente. io uso l'originale, ma non perché abbia dei pregiudizi verso la tecnologia, perché io, essendo anche un grande appassionato d'antropologia, studiando l'antropologia ho scoperto che noi siamo tecnologici dal momento in cui il primo antropoide utilizza un legno per togliere una mela da un albero, un frutto da un albero. Quindi tutti i dispositivi che utilizziamo, sono tutti tecnologici, quindi per me il pennello è tecnologico quanto la penna ottica. Certo, sì. Alla fine si tratta sempre di uno strumento che non Tecnologico sempre comunque. L'unico motivo per cui non uso la tavola grafica è perché io perdo tutte le foto. Cioè, io ho perso dal un file, due, come si chiamano, hard disk con dentro tutte le mie foto personali che andavano dal 2002 al 2020. Ho perdute per sempre. Avevo l'hard disk di scorta, no? Quello. Ho perso tutto. esterno. Le foto. Mamma mia. Quelle che ho nella scatola di legno, quelle no, tradizionali, le ho tutte. E allora io vivrei col terrore di perdere tutti i file con dentro il motivo, perché io non ho pregiudizi altrimenti. Puoi Qualcosa. usare la via di mezzo, puoi usare i cloud online. Sì, quello è vero, però a quel punto, essendo io un pigro, se faccio scelgo un'opzione. Rimango lì perché dopo dovrei affastellare dei passaggi. Per me diventa dopo qualcosa che andrebbe dopo la mia pigrizia si offenderebbe. No. Noi in famiglia ogni tanto facciamo una cernita delle foto che abbiamo nei telefoni, ormai nei dispositivi, e mia moglie fa un bell'ordine online e le stampiamo, si usa dire adesso, un tempo sviluppiamo, e quindi ogni tanto noi le foto le stampiamo proprio per quello che ha detto Nicola, per il timore di, nonostante tutto, di perdere file, soprattutto avendo delle bambine, magari perdere dei ricordi particolari, ecco. Della carta fotografica alle volte può essere più particolare Esatto. rispetto all'immagine fredda su un monitor. Però do Mia moglie Ah, prego, Gianluca, prego, prego. No, vai, vai. No, diciamo, mia moglie fa la stessa cosa con le foto di Riccardo, penso di averne stampate a quintali. E tra l'altro, quando aveva Oppure noi, ripreso esatto. però quando aveva ripreso la passione per la fotografia, stava puntando ancora una Leica pellicola che però poi abbiamo dovuto desistere. Oh, Però ricca. attenzione ragazzi, perché io ho stampato delle foto dal digitale sulla carta anche fotografica, però quelle dopo un po', se tipo le mettete una sopra l'altra, Si appiccicano. si appiccicano. Bravo. Mentre le foto tradizionali, io ho delle foto degli anni 70 con i miei genitori, sono ancora intonse. Poi non sto facendo un discorso nostalgico, ripeto, perché io sono a No, favore della questa è tecnologia. un'evidenza, sì, esatto. Sì, sono a favore della tecnologia finché rimane, diciamo, a livello del progresso e non si capovolge nello sviluppo, ma questo è un discorso che adesso non voglio intraprendere perché quindi sì, non, ripeto, non sono contrario alla tecnologia, anzi sono un grande sostenitore della tecnologia e non uso il digitale semplicemente adesso a parte la battuta perché ho paura di perdere i file, che non è una battuta, è anche vero, ma anche perché non sono abbastanza bravo, abbastanza disinvolto e ci metterò più tempo, soffro di più. Il motivo è molto banale in realtà, ma non è proprio per una forma di pregiudizio rispetto al mezzo tecnologico, ma in alcun modo proprio. Ripeto, Ah, soffro parlando di della tecnologia. mezzo tecnologico, mi hai fatto venire in mente proprio Corrado Roy che in occasione del 400° numero di Dylan Dog al Bonelli Point mi disse proprio che lui adesso con la tecnologia, con le nuove qualità di stampa che ci sono, si trova molto più a suo agio a rivedere i suoi lavori. Ecco, tu hai notato la stessa cosa nei tuoi lavori, li vedi meglio rispetto a come venivano stampati 10, 15, 20 anni fa? Oppure ti trovi la tavola che diciamo esattamente come l'hai fatta, cioè vedi migliorata questa cosa?
Guarda, io ho notato che il miglioramento c'è, ma l'ho notato guardando le tavole di Corrado. Sembra una battuta, ma perché? Perché le tavole di Corrado hanno dei mezzi toni, sono le ultime, peraltro, sono quasi pittoriche, per cui lì davvero riesci a cogliere il miglioramento che la tecnologia ha portato anche nella stampa. Nel mio caso questa cosa è meno evidente perché il mio stile è più grafico e quindi diciamo che salta meno in evidenza questo salto qualitativo che la tecnologia ha fatto, però lo noto lo stesso anche nel mio stile, assolutamente sì, quindi confermo. Ragazzi, volevo recuperare un paio di commenti. Ci sono due commenti, un altro po' di complimenti per il nostro Nicola. Vai. Grazie Cristiano. Oltre a fare i complimenti al maestro Mari, uno dei grandissimi talenti del fumetto italiano, vorrei sapere quali furono le riflessioni che lo portarono al cambio di stile su Dylan Dog, da Phoenix in avanti. Beh, il cambiamento è fisiologico, nel senso che un disegnatore, non, anche quando ha uno stile molto preciso, molto definito, poi se voi andate a vedere le tavole di 5 anni fa, vedete che c'è un cambiamento, che c'è, quindi c'è un aspetto fisiologico proprio, perché cambia il mondo, cambiamo noi, e anche lo stile più definito comunque risente delle vibrazioni, delle frequenze, del contesto in cui viviamo, e poi cambiamo noi. E poi nel mio caso c'è stata anche una volontà di modificare lo stile. Perché? Perché a un certo punto mi ero reso conto che il mio stile era estremamente espressionista e quasi andava quasi negando lo specifico proprio del fumetto che a me invece interessava. Quindi ho recuperato il fumetto anche proprio nel senso del disegno, del segno. E questo è un aspetto, quindi quello della mia decisione di modificare il mio modo di disegnare, che si unisce anche però a quello che è una modifica inevitabile, inaggirabile, perché è anche fisiologica. E adesso recuperiamo anche il commento di Roberto Corapi. Quali sono i tuoi colleghi del panorama italiano che apprezzi maggiormente? Quando ho letto il numero di Dylan Dog con il trio Roy, Mari e Dossena, cosa che condivido, ho pensato alla sindrome di Stendhal. Cioè, condivido anche io, Roberto, hai ragione. Fantastico. Mi unisco al coro perché, e ringrazio Roberto perché, ad esempio, Corrado. Non è questo, scusate. Non è quello. Il 402, sì. Comunque abbiamo capito. E Dossena sono due autori che stimo molto e che mi piacciono molto perché sono molto bravi e fanno delle cose molto belle e potenti. Poi autori che apprezzo, beh, sono tantissimi, cioè potremmo fare una diretta di 9 ore. Mi piace da morire Paolo Baciglieri. Siamo in 4 in questo momento. In 4 in questo momento, ma come minimo. Poi, ma tantissimi, Carlo Ambrosini. Sai, Carlo Ambrosini è anche, 4. Anche uno dei miei maestri. Io dico sempre maestri spirituali perché poi, essendo un autodidatta, io ho fruito della loro lezione guardando i loro albi, cioè quasi da lettore. Ma sono talmente tanti che non mi vengono in mente. Mi piace molto Paul Pop, Batman, secondo me, strepitoso. No, Paul Pop, no? O Pop, sì, sì. Non so la pronuncia, no, perché rinvia un altro nome che ricorda che fosse un dittatore, quello lì, no? Dittatore di evitiamo, appunto, dico, dovrei aver fatto una no, è giusto. C'è una sonanza. E poi mi piace, ma sono talmente tanti. La Sara Pichelli la trovo straordinaria. Sì, certo. Che ha fatto un'interpretazione dello Spider-Man adolescente che è veramente significativa, veramente brava. Dalia Mike Morales, no? Sulla versione dello Spider-Man alternativo. Sì. Di
Mi piace molto Oliver Coipel, che è francese, quindi non so se lo pronuncio bene, Oliver Coipel. Io non, ammetto all'ignoranza, non lo conosco. Non quindi... lo conosco neanche io, no. Lo faccio vedere. Sì, sì. Vai. Quante cose si imparano, no, ragazzi? No, intanto vedo che tecnica mi fa ritornare ai tempi della scuola. Ecco, Nicola è un tecnigrafo fantastico che mi fa ritornare ai tempi della scuola. È quello del, è il disegnatore di Magic the Order. Non so se l'avete mai visto. Il volume lo conosco, ma non l'ho letto. Questo è edito da Panini o Bao, non mi ricordo. Non è di Bao? Bao, forse. No. Non mi ricordo. Panini, pare. Panini. L'autore è questo qui, è una bomba, è bravissimo. Ah, è mondiale. Poi mi piace tantissimo il mio caro amico. Dove siete? Vi ho perduti. Eccoci. No, vai, eccoci qua. Le pagine del tavolo che ci stai mostrando. Poi non so se si possono far vedere per le robe lì, perché boh, vabbè, insomma. No, sì, sì. Sì, no, sì. Non c'è problema, Nicola, figurati. No, non vorrei fare delle gaffe. Beh, amo moltissimo Goran Parlov. Come sì, certo. Io sto parlando dei disegnatori, che... Sì. È più il mio campo. Parlo, non mi ricordo. Benoit Springer, che ha fatto questo, secondo me, piccolo grande capolavoro. La bussola. Bellissimo. La bussola. Non lo conosco. Solo il titolo in francese. C'è un'edizione italiana? Non lo so, io l'ho preso in francese perché... Perché il francese è l'unica lingua che credevo di sapere, poi ho scoperto che non so manco quella. Comunque, vabbè. Io sono il verbo essere, vai tu. Cosa? Io so solo il verbo essere. Mi ricordo. No, io proprio sul francese. Per me non esiste, non so. Però, vabbè, citando sia Roy che Ambrosini, viene in mente che entrambi hanno fatto anche, cioè Ambrosini di più, ma anche Roy, hanno fatto anche gli autori, oltre che i disegnatori. Non hai una storia nel cassetto tuo? No, però prima o poi farò qualcosa, ma giusto per dire l'ho fatto anch'io. Però sono sincero, non ho questo tipo di urgenza, ecco. Perché ho la fortuna che mi piace fare Dylan. Io del resto, all'inizio della domanda, no, come hai iniziato a fare i fumetti, eccetera. Allora, è vero che la mia passione è partita da giovanissimo, eccetera, però il momento, diciamo, decisivo, cioè apicale, in cui proprio ho deciso, nel senso concreto, che avrei fatto questo lavoro, è stato quando incontrai Dylan Dog, nell'87, ero poco più che ventenne, e lì proprio scattò la determinazione. Cioè, prima era un desiderio, in direzione del quale mi muovevo, ma la determinazione è proprio è scattata con Dylan Dog. Io voglio fare i fumetti come lavoro e disegnare Dylan Dog. Infatti mi presentai in Bonelli con delle tavole di prova di Dylan Dog e poi passai a Nathan Never, perché in quel momento ebbi la fortuna che in quel momento stavano creando questa nuova testata di fantascienza, la prima testata di fantascienza della Bonelli, e fui preso su Nathan Never, e questo lo ritengo un grandissimo privilegio e una grandissima fortuna. Mi ricordo ancora molto bene le prime due storie, la storia doppia, Uomini Ombra, sì. E no, come gli uomini in nero sono. Fosse il 7-8, giusto? Il 7-8, esatto. C'era il giusto mix fra cyberpunk e gotico, no? Esatto. E io, che volevo fare un fumetto horror, mi fecero fare la fantascienza, ma tutte le storie di Nathan che ho disegnato erano fondamentalmente horror. Sì, sì. Anche Vampirus, ma appunto, come diceva Gianluca, il 7 e l'8 sono. Hanno componenti e caratteristiche che sono molto prossime, molto vicine al genere horror, o comunque nero. Ma poi fantascienza e horror io ritengo che siano generi che siano in qualche modo in rapporto dialettico tra loro, un po' con... sì, hanno delle contiguità. Eh?
sono strettamente legati, no? Cioè, se penso Alien, esatto, che tra l'altro ho rivisto stanotte, che per me è un film inesauribile nella sua bellezza. Sì, sì. Il primo capitolo, cioè quello diretto da Ridley Scott, per me Alien è quello, stop. Oddio, cioè, anche gli effetti speciali erano un po' all'epoca come Dio vuole, però alla fine insomma mantiene tutto il suo fascino come film. È proprio quello il fascino, Francesco. Sì, sì. Esatto. A me rimane sempre un dubbio su Alien, se ci pensate un attimo. Cioè, scusami, tu sei su sto pianeta, uno dei tuoi viene attaccato, c'ha sta cosa in faccia, e tu la prima cosa che pensi è: ma perché non lo riportiamo sull'astronave tutti insieme? Ma scusa, ma lascialo fuori. Che ragionamento cinico è questo? No, medica era sulla, diciamo che la sala operatoria e l'equipe medica era sull'astronave. Lo so, però a me questa cosa è sempre rimasta lì un po'. Guarda, non andrò mai a un viaggio spaziale. Non farò mai un viaggio spaziale insieme a Gianluca. Dovesse rimanere, ecco, perché faccia, mi lascerebbe morire sul pianeta. Anche Guerre Stellari finivano un quarto d'ora. Ecco, quindi ecco perché è stato diretto da Ridley Scott, e non da Gianluca Carboni, ragazzi. C'è un motivo, esatto. Quindi. E a questo punto, se noi cinque dovessimo fare il remake di questo film, chi sarebbe poi la Sigourney Weaver, però, a questo punto. Esatto. Sapremo già che è la Ripley della situazione. E lei non voleva aprirgli, infatti. Sì, infatti. Possiamo fare la carbonica. Però dovremmo, però già dovremmo farla permanente. In quel caso. È vero, devi tagliare anche la barba. Vabbè, la barba non è un dramma, la permanente, vivo con due ricci, cioè mio figlio e mia moglie sono ricci, quindi... Quindi tu compensi. L'importante è che non sei allergico al pelo del gatto. No, figurati, ho avuto un gatto fino a qualche anno fa, quindi non ho problemi. Il problema però adesso è capire chi farà... Chi muore per primo. Muore per primo, che è quello con... Esatto. Gianluca, così non dà fastidio per il resto delle riprese. Detto Ripley delle situazioni, non può morire. Ah, giusto, sì, vabbè, sono combattuto allora. Contemporaneamente. Facciamo i film alla Ed Wood, le stesse persone fanno 8-9 esatto. In un giorno, visto che Bela Lugosi non ce lo possiamo portare appresso, perché ormai non c'è più, o lo facciamo di carta pesta. Altro, mi avete appena fatto ricordare forse uno dei film di Tim Burton meno celebrati, ma forse i più belli. Capolavoro, sì. Sono Ed Wood. Per me è uno dei film più belli di Tim Burton, è più sottovalutato. Esatto. Sì, è vero. Esatto. Wow. Non lo conosce nessuno. Quando parlo anche con amici, ma Ed Wood... Ma è una bomba. Ma tu sai che Tim Burton ha fatto un film Disney che è stato disconosciuto dalla Disney, che è quello Talon e la pentola magica? No, io ricordo il titolo, ma non ricordo il film. Talmente non sapevo che fosse classici Disney, Vio è stato tolto perché è una cosa angosciante da vedere e dovrebbe essere proprio suo, se non sbaglio. Non lo sapevo, conosco il titolo ed è uno dei pochi film classici Disney che è stato tolto. No, Talon mi sembra si chiami. Taron, ecco, non mi veniva il nome. Io mi sono spaventato quando l'ho visto da piccolo. Dell'85. Come pochi sanno che, per esempio, Nightmare Before Christmas non è diretto da Tim Burton, ma è stato ispirato da un racconto scritto e, se non mi sbaglio, illustrato da Tim Burton, ma poi diretto da un altro regista di cui mi sfugge il nome, però. Poi dice, vabbè, ma che c'entra questa cosa? La regia non è di Burton, eh? Taro nella pentola magica non è di Burton. Ho sbagliato io, hai ragione. Non è di Burton. E infatti non mi risultava. Ho detto una boiata. Noi ci dobbiamo prendere una bacchettata sulle mani, tutte e tre. Va bene. Ma quando disegni, fai mai a recitare i tuoi personaggi? Giusto che si parlava di cinema, vedo questa digressione cinematografica. Cioè, in che senso? Allora, guardando la sceneggiatura, quindi hai già dei dialoghi da vedere, mentre imposti la tavola, ti immagini la voce del personaggio, il come suonerebbe in quella posizione, quello che dice, il tono della voce, oppure semplicemente lo fai? Sì. Infatti, a volte chi mi vede mentre lavoro mi prende in giro perché mi sorprende mentre faccio delle facce,
e non me ne accorgo. Lo so, sembrano cose, però è così, cioè, si crea un'empatia. No, te lo confermo. Rendi concreto il personaggio e gli dai più forza in quella maniera, cioè non è più bidimensionale. Esatto, esattamente. Ma sì, anche perché io non ho l'atteggiamento, sai, del mestierante, faccio la cosa perché... No, perché ritengo che faccio un tipo di mestiere, che è un mestiere, perché soggiaccia alle regole delle scadenze, di tutte le dinamiche che sono quelle di ogni mestiere, di ogni lavoro. Però c'è quel supplemento inevitabile di, voglio dire, artistico. Ma per artistico intendo anche, se molto banalmente, ciò che si, l'arte viene da ciò che si fa con gli arti, no? Con le mani, ma artistico anche nel senso dell'arte che restituisce la realtà al suo mistero, cioè che introduce un supplemento, un sovrappiù, che fa sì che quello che tu fai abbia una forte ragione d'essere. E che è il motivo, a mio avviso, che crea la partecipazione e la passione del lettore. Io la vedo così. Mi spiego male perché sono concetti molto difficili da spiegare, soprattutto da chi realizza questo tipo di percorso, di esercizio, perché, di pratica. Perché nel momento in cui tu fai qualcosa, poi fai fatica ad argomentarla, cioè a scomporla in un ragionamento dialogico, è molto difficile. Certo. Cioè, per me parlare di fumetti è difficile, perché li faccio. Può sembrare contraddittorio. Perché è un qualcosa che ha a che fare molto con l'emozione del momento, per cui è anche difficile descriverla certe volte, no? Esattamente. Non so, adesso non voglio paragonarmi, ma nemmeno per sogno. Mi ricordo a Carmelo Ben gli chiedevano cos'è il teatro. Lui esasperava, no? Ma esasperava perché esasperando il concetto lo rendeva, a mio avviso, invece comprensibile. Lui diceva, io non posso rispondere a questa domanda perché io sono il teatro. Cioè, più sei vicino a qualcosa, meno lo vedi. È anche uno si avvicina, se tiene la mano a questa distanza, dal suo volto la vede. Se la mette qui, ce l'ha massimamente vicina, ma non vede più la mano. Cioè, più sei vicino dentro a una cosa, e meno la distingui, meno la vedi. Perciò per me è difficile parlare del mio lavoro e di quello che realizzo. Per il molto chiaro. Francesco. Molto chiaro. No, ma poi riflettevo la cosa che hai detto poco fa, che hai detto mi esprimo male, ma ovviamente nel descrivere questo stato d'animo, e invece no, ti sei espresso meravigliosamente, cioè il concetto è chiaro. È che io sono un emotivo in questo tipo di circostanze, come dire, perdo le mie capacità espressive, vado in tilt. Ma permettimi di dissentire. In questo caso il tuo dissentire mi consola e mi rassicura. Ciao Davide. Un altro bel commento. Nicola, i miei complimenti, vorrei vedere 12 tuoi Dylan Dog ogni anno. Bisognerebbe avere queste mani, ma lo speriamo tutti, no? Innanzitutto, Davide, mi auguro tantissimo anch'io di poterti stringere la mano, perché vorrà dire che finalmente torneremo a stringerci la mano e anche ad abbracciarci, perché secondo me il contatto umano l'interdizione al contatto umano comincia a diventare qualcosa di insostenibile. Sono d'accordo. Però necessario, e quindi me lo auguro anch'io. No, non volevo interromperti, finisci. No, devi interrompermi. No, assolutamente, sei libero di andare avanti quando e come vuoi. Volevo chiederti se sei già al lavoro su una nuova storia di Dylan in questo momento. Sì, sono sempre al lavoro su Dylan, sì. Però non ci fa dire niente, perché non ci puoi anticipare nulla da questo punto di vista. Ma la mia politica è di non anticipare mai nulla se prima non è stato anticipato dalla casa editrice. Ah, hai ragione, certo, sì, sono d'accordo. È giusto. Grazie. Secondo me che ogni volta ci proviamo,
No, è una domanda lecita, cioè voglio dire, al posto vostro l'avrei fatta anch'io. E voi al posto mio avreste detto lo stesso. Sì, certo, ma sicuramente. E su altri progetti... Ah, scusa Gianluca, scusa. No, vai, perché la mia... Voglio sapere se oltre Dylan Dog c'è anche qualcos'altro che bolle in pentola, su altre testate o su altri progetti in generale. Ma no, perché io poi Dylan Dog per me è totalizzante, quindi non riuscirei a trovare il tempo per fare altre cose. Ok. Sì. Non... No. Poi, come dicevo prima, non avverto questa urgenza di fare altro. Cioè, per me fare i fumetti significa fare Dylan Dog. In questo senso mi sento esaudito e realizzato e non avverto l'esigenza di fare altro. Poi chi lo sa, in un futuro più o meno prossimo, voi sarete i primi a saperlo qualora decidete. Perfetto, perché l'esigenza è più la nostra, Nicola. È veramente un onore. Stavo pensando una cosa: come vivi il momento di, chiamiamolo, interregno? Nel senso, hai finito la tua storia, è in stampa ma non è ancora uscita, cioè come vivi questo periodo? Pensi già a quella dopo oppure sei un po' in apprensione per quando sarà stampata? Sinceramente sono già assorbito dalla storia che sto realizzando, quindi tendo a non pensare a quella che verrà pubblicata, in parte non è vero, perché poi è chiaro che non riesco mai a essere del tutto indifferente al mio lavoro, ecco. Io l'approccio professionale ce l'ho in ordine alla puntualità, al mantenere la qualità, ma non nel senso di avere quel disincanto, quel distacco rispetto anche agli aspetti tipo quelli che hai descritto tu ora. No, c'è sempre una certa apprensione in realtà. Ma sì, certo, sarei... Però è anche vero che al tempo stesso sono totalmente assorbito da ciò che sto facendo in quel momento. Questo... E quindi un po' l'uno, un po' l'altro. Quindi insomma vivo sempre le cose con un'intensità che forse spiegano anche il fatto che non ingrasso mai. La cosa che vorrei avere io è... Posso anche quella respirando. Ma è la mia natura. Facevamo un'intervista, sono ingrassato di 3 kg. No, ma... Siamo tutti ingrassati col lockdown, persino io, anche tutto dire. Io vedo tutti i miei amici e le mie amiche che almeno 2 o 3 kg li ha messi su. È inevitabile. Senti, Nicola, Gianluca mi ha fatto venire in mente una domanda. Ma c'è un momento di passaggio tra una storia e l'altra in cui vi ricaricate le batterie? Cioè, o alle volte vi arriva, avete dei ritmi forsennati di produzione di tavola, ecco. Ad esempio, in questo momento sto lavorando in modo molto... perché capita anche di avere delle urgenze. No, ma forse mi sono spiegato male nella domanda. Volevo chiederti se tra una storia e l'altra è un momento in cui vi rilassate per ricaricare le batterie, per... No, mi sono espresso male io. No, tu ti sei espresso bene. È che in realtà... Non ho capito bene io perché sono un po' rintronato a quest'ora. Anche qui, vedi, sono belle domande. Perché? Perché faccio fatica a rispondere, perché sono cose a cui non ho mai pensato, perché evidentemente quando tu vivi una condizione, una situazione, non la registri in qualche modo. E quando poi ti viene domandato... successivamente quella cosa non la sai argomentare perché l'hai talmente vissuta che quasi non la percepisci. Per cui faccio fatica a risponderti. Però diciamo che, comunque finita una storia, almeno una settimana di riposo. Cioè di riposo. Di distacco, sì. L'ho preso all'ultima, ma alla fine... Perché immagino che poi alla fine altrimenti diventa un limite anche per chi per l'autore stesso, no? Dover vivere l'atto creativo come qualcosa di stressante. Sì, anche perché fare 94 pagine di 6 vignette l'una è un lavoro... È tosto, certo. Anche perché, voglio dire, io non...
come dicevo prima, do sempre il massimo in quello che faccio, quindi arrivo alla fine che in effetti sono abbastanza, che ho bisogno di ricaricarmi, però ho bisogno di poco tempo, di poco distacco, perché innanzitutto c'è bisogno sempre di prendere una quota di distanza da quello che fai, perché la distanza ti consente paradossalmente di stare in rapporto a ciò che stai facendo, perché la distanza serve proprio a questo, cioè a non ad allontanarti da ciò che fai, ma a consentirti di poter seguitare a stare all'interno della cosa. Certo, a sentirne di nuovo il bisogno. Sì, anche, cioè, come dicevi tu prima, anche un po' a ricaricare le pile, però non devo stare troppo lontano, non più di una settimana, perché altrimenti è un po' come suonare, non so, Gianluca suona, lo sa, se tu stai 2 anni senza suonare, 2 anni è troppo, stai 2 mesi senza suonare il basso, quando lo prendi in mano lo suoni come prima, però non hai, non so se per automatismo. Perdi gli automatismi. Perdi gli automatismi, ecco, è la stessa cosa nel mio caso. Perdi gli automatismi, esattamente. Io perdo quel flusso, quell'automatismo, quella frequenza, quell'energia che va sempre mantenuta. Quindi da una parte quel minimo di distacco che ti consente di ricaricare le pile, dall'altro però quel distacco deve essere minimo, ma questo vale per me. Questo vale. Penso che valga per tutti, praticamente immagino che gli amanti dello sport, del calcio, lo chiamerebbero il ritmo partita. Il ritmo partita. Scusate se bevo, ma... No, tranquillo. Ci mancherebbe altro. Intanto arrivate... c'è Raul che continua a scriverci. Questa cosa ci fa un immenso piacere, grazie sì, Raul. Vai Luigi, vai, leggi il commento. Scusate, allora metto allargo un po' che gli occhi iniziano a ballarmi. Scusate il discorso forse troppo tecnico, ma una cosa che mi piaceva aggiungere, condividendo il fatto che siamo tutti figli delle cose belle che ci circondano, è che Nicola è stato, ad esempio, il primo disegnatore italiano a portare l'arte di Pinter sulle tavole dei fumetti. Per un certo periodo c'era anche un po' di Pinter su Dylan Dog, e questa cosa non era male. Allora, innanzitutto ringrazio Raul di aver fatto notare questa cosa, lo risaluto e lo ringrazio. Confermo quello che dice, adesso non so se sono stato il primo, ma sicuramente il mio amore per Ferenc Pinter è incondizionato. Come vedete alle mie spalle ho 2 originali di Pinter. Wow. Il mio amore per Pinter è incondizionato. Allora, io non sono uno che dice, il mio scrittore preferito, il mio disegnatore preferito, il mio musicista, non riesco ad avere un preferito in assoluto, non ce la farei. Nel caso dell'illustrazione, Pinter si avvicina ad essere quasi però il mio illustratore preferito in assoluto, poi non lo è perché, ripeto, mi sembrerebbe quasi assurdo, perché poi ogni autore ha il proprio stile, la propria cifra, e soprattutto dischiude un mondo che è il proprio mondo, e quindi come fai a preferire un mondo piuttosto che ad esclusione di un altro, no? All'interno della gerla delle preferenze. Però Pinter è uno che potrebbe quasi mettere in discussione questo mio principio, tanto mi piace. Ed è vero, l'ho proprio rielaborato nelle mie illustrazioni e anche nelle tavole dei miei primi Dylan Dog, e l'ho un po', come dire, traghettato all'interno dei miei fumetti e delle mie illustrazioni, naturalmente con i miei limiti, perché Pinter è qualcosa di immenso e gigantesco. Io non intendo. Era in vita mentre disegnavi queste cose? Cosa? Era in vita, sì. Era ancora in vita, sì. Perché è morto 10 anni fa, forse? No. Sì, non più o meno. Non vedere, aspetta, se ci sono. È morto anche relativamente giovane, purtroppo. Recupero anche di Davide. Comunque sì, ha ragione Raul Cestaro a dire che sono stato comunque, non so se il primo, non so se l'unico, ma tra coloro che sicuramente ha portato Pinter, nel senso, l'ho un po'
introdotto attraverso i miei disegni, con tutto il pudore, tutto il rispetto e tutta la devozione naturalmente che io riservo a questo autore, secondo me immenso, che è un unicum nella storia dell'illustrazione. Non so voi cosa ne pensate di Pinter, se a voi piace. Lo conosco poco come artista. Io lo conosco molto poco, per cui non mi esprimo, anche per evitare di fare gaffe. E allora vi consiglio di andare su Google e cercare tutto quello. È quello che stavo facendo in questo momento, infatti, mi stavo documentando. Ecco qua. Queste me le ricordo. Aspetta, vedete? Ma meraviglioso. Ma questo è lui? Sì. Okay. Per me è un genio assoluto. Non vorrei dire una stupidaggine, mi ricorda un po' Edward Hopper. Beh, ci sta, ci sta. Anche perché ogni autore è la sommatoria di tanti altri autori, ripeto, nessuno nasce dal nulla. Il primo Mignola si rifaceva a Frank Frazetta, però oggi Mignola non c'entra niente con Frank Frazetta, per dire. Ecco, Frank Frazetta è un altro illustratore che io amo enormemente. Frank Frazetta. Non ce l'ho presente. Ma se lo vedi l'avrai visto, figurati. Gianluca, te lo consiglio, consigliatissimo. Frank Frazetta. Vabbè. Sì, sicuramente se cerchi qualche tavola te lo ricordi senz'altro. Un illustratore ha fatto molte copertine per Conan. Ho capito. Sì, ma certo, sapevo che sapevo che. Sì, i nomi io a volte non me li ricordo, però. Io sapevo che avresti capito chi era, che è talmente meraviglioso. Senti, forse Corben, mamma mia, ispirato, sto vedendo anche io adesso. La potenza assoluta. Secondo te Corben si è ispirato anche un po' a Frank Frazetta, no? Non lo so, è probabile. Corben è un altro, ecco, prima quando mi avete chiesto gli autori che prediligo, Corben è un altro di questi. Corben anche lui rappresenta un extramondo all'interno del fumetto dell'illustrazione, un altro titano a mio avviso. Non è mica da poco che solo quando, mi ricordo quando mi arrivò a casa, perché allora si parla dei primi anni 90, quindi c'erano ancora i fogli, mi arrivava a casa proprio la busta con dentro la sceneggiatura. Fu una bella botta da un punto di vista emotivo. E mi ricordo anche che dissi, ma come faccio adesso io a essere all'altezza di una sceneggiatura che era un libro poi, perché era un romanzo. C'è una sceneggiatura di Tiziano Sclavi intera. Io ero abbastanza felice e al tempo stesso quasi in difficoltà. Poi quando sono partito, in realtà dopo tutto si è innescato ed è tutto proceduto nel migliore dei modi, ritengo. Anche perché Tiziano Sclavi ha un modo di scrivere che ti coinvolge e ti fa entrare in una sorta, esatto, e ti fa, quello è un capolavoro, e ti fa entrare. Questa è la sceneggiatura di Memoria dell'Invisibile. E quello è un capolavoro. E ti fa entrare proprio nel flusso. Cioè tu lavori magnificamente sulle sue sceneggiature. Ma devo dire la verità, con tutti gli sceneggiatori di Dylan Dog, io non ho mai avuto difficoltà, perché hanno questa impronta proprio di Tiziano Sclavi, cioè questa capacità, ma direi anche su Nathan Never la stessa cosa. Probabilmente il modo di scrivere di Tiziano Sclavi ha rivoluzionato ed è diventato un po' il tratto distintivo di tutti i sceneggiatori Bonelli. Questa capacità di far scorrere, di far fluire il disegnatore. Cioè, ha creato una scuola di pensiero anche, no? Cioè, diciamo, una serie di, come si chiama, di mi sfugge il termine, di apostoli, di persone che si ispirano alla sua opera per produrre delle cose che si avvicinano al suo modo di scrivere, ecco. Sì, non lo so, se quello che volevo dire io era un po' più tecnico, come, però magari non è così, non lo so.
Però io ho trovato, cioè, ad esempio su Dylan Dog, gli sceneggiatori, comunque facendo Dylan Dog, inevitabilmente hanno come riferimento Tiziano Sclavi, ed è un riferimento che migliore di quello non può esserci, perché Tiziano Sclavi non è solo è un grande scrittore, un grande romanziere, ma anche un grande sceneggiatore. E riesce a fare confluire queste due modalità della scrittura in un corpo unico che è l'arte di Tiziano Sclavi, che secondo me non trova equivalenti. E lavorare con lui è magnifico. È magnifico e al tempo stesso, cavolo, è qualcosa che a livello emotivo ti responsabilizza tantissimo, ribadisco. Infatti, stavo proprio per dire quello, una grande responsabilità. Ah, beh, per forza, assolutamente. Hai avuto anche tu le battute personalizzate all'interno della sceneggiatura, tipo la famosa atmosfera Casertano, atmosfera, presente la battuta che viene inserita all'interno della sceneggiatura, c'è proprio una frase in cui Sclavi, mentre scrive la sceneggiatura, parla direttamente con Casertano. Hai avuto anche tu qualcosa di questo genere? O hai avuto la sceneggiatura nuda e cruda? Tipo Sai qualche che commento alato. devo pensare, perché la mia memoria poi, ma credo che qualche cosa del genere ci sia stata, però non mi ricordo se era, non era comunque se c'era con una frequenza, cioè, ma non mi ricordo, sono sincero. Sono sincero, perché come ti dicevo prima, la scrittura di Tiziano Sclavi è tale che ti coinvolge e tu scorri, e quindi quasi non ti viene da soffermarti sui dettagli, perché vieni completamente assorbito. E questa cosa è una sorta di alchimia, di empatia che lui, con la sua scrittura, con la sua arte, riesce a innescare. Una sorta di magia. Sclavi, per me, è un genio assoluto. Per molti di noi. Non solo ha inventato un personaggio incredibile e un mondo incredibile, ma anche un genio proprio da un punto di vista squisitamente tecnico. Cioè, le sceneggiature di Tiziano Sclavi sono dei congegni perfetti, sono dei micromondi perfetti e grande tecnologia della lingua. Ma le conservi? Volevo recuperare il commento di Raul. Allora, le dico io le mie storie preferite di Nicola. Negli ultimi tempi, le due con Barbara Baraldi, dove Nicola ha usato una mezza tinta ad acquarello meravigliosa. In passato, invece, il sorriso dell'oscura signora. Ah, io non posso che far coro sempre a Raul, perché Raul riesce ad sì, ha ragione. Ad esempio, con Barbara mi trovo molto bene. Mi trovo molto bene perché poi io e lei abbiamo anche in comune un certo amore per certe ombre, per certe suggestioni gotiche. Anche se il concetto di gotico a me personalmente sfugge da tutte le parti, no? Perché questo è un concetto che ha un'infinità di declinazioni, anche di etimologie, però io e Barbara abbiamo in comune comunque gusti musicali, cinematografici, lavoriamo molto bene insieme, questo sì, e quindi Raul Cestaro ha intercettato evidentemente anche questo aspetto. Bene, ragazzi, noi abbiamo fatto quasi 2 ore di live senza rendercene Infatti, conto. Cioè, abbiamo fantastico. sottratto alla vita di Nicola Mari 2 ore quando gli abbiamo detto massimo un'oretta e chiudiamo la live. E volevo chiedervi se volevate partire con qualche domanda finale. Noi abbiamo una tradizione, Luigi fa il domandone finale a tutti i nostri ospiti, che solitamente questo domandone determina un impoverimento delle nostre tasche, fra un po' capirai perché. Fra un po' capirai perché. Nicola, vai, vai Luigi con l'ultima Ci domanda. siamo già andati vicini prima quando ci hai mostrato qualche volume che possiedi, però il domandone finale, diciamo,
e cosa sta leggendo in questo momento Nicola Mari, se sta leggendo qualche volume, soprattutto legato al mondo del fumetto, o qualche opera che hai letto di recente che ti ha colpito particolarmente, ecco. Il fatto che ci sto pensando significa che probabilmente non sto leggendo nessun fumetto. Non è una domanda alla quale sei obbligato a rispondere, puoi anche uscire con un no comment. No, è che potrei dire il primo che mi viene in mente, ma direi... Ma va bene lo stesso, comunque. O qualcosa, appunto, oh, dico, qualcosa che ti ha colpito particolarmente nel recente passato. Ah, nel recente passato mi ha molto colpito questo, la bussola. Ok. Molto. E poi, sì, lo dicevo prima, ma non è un fumetto, è un romanzo, con i disegni però di Paolo Baciglieri, in cui si chiama... quello, l'ultimo di Francesco Bianconi dei Baustelle, non ricordo il titolo, Atlante delle case misteriose, mi pare. Cercherò di recuperarlo questo, allora, volume, perché comunque... Atlante delle case... Porca miseria, adesso lo vado a cercare io. Mamma mia, tra l'altro mi sono imbattuto in una tavola di Baciglieri. Storie e disegni di case maledette, può essere? Storie e disegni di case maledette. Atlante delle case maledette. Atlante delle case maledette, ok. Io sto leggendo, cioè sto leggendo, l'ho appena letto, e io ho letto quello e lo trovo molto bello, magnificamente scritto e con i disegni splendidi, elegantissimi e raffinatissimi di Paolo Baciglieri. Come sempre. Come sempre. Faremmo senz'altro tesoro di questo consiglio, perché comunque... Sì, ma anche c'è un paio di tavole proprio fumettate, diciamo, col Balum, eccetera. E le trovo magnifiche. E quella è l'ultima cosa, diciamo, vicino al fumetto che ho letto. Perché lo sto leggendo proprio, l'ho finito di leggere 2 giorni fa. E nel frattempo non ho avuto tempo di leggere, perché sto lavorando su quello che voi, mi auguro, leggerete. Sicuramente, cioè, senz'altro leggeremo quello che stai producendo in questo momento, che vedrà la luce magari, non so, fra qualche mese. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa... Volevi fare una domanda, Gianluca? Ho visto che ho tentato... Una sola piccola curiosità, però questa è proprio una curiosità di quelle da gatto che si arrampica sul vetro. C'è differenza nella sensibilità di sceneggiatura tra una maschile e una femminile? Pensavo a una sceneggiatura di Barbara Baraldi rispetto a una di Sclavi, eccetera. Noti una differenza nelle sensibilità di scrittura? Non so se mi sono spiegato. Ti sei spiegato benissimo. Allora, io non la noto, ma credo anche di sapere il perché. Il perché ha a che fare con una mia convinzione, quindi è solo una mia convinzione, che gli artisti, mi si passi questo termine, secondo me nel momento in cui si stanno esprimendo nell'atto creativo, come dire, in quel momento le categorie uomo, donna, secondo me, evaporano. Si entra in un'altra zona dell'essere, che secondo me non ha a che fare né con il maschile e né con il femminile. È una zona altra. E, tant'è vero che io non... ma forse magari è una mia incapacità, ma non credo, ho una mia forma di insensibilità, io non ravviso questa differenza. Non vedo una mano femminile o una mano maschile. Sarebbe come dire, non so, adesso faccio un esempio, Dante lo trovi più maschile o più femminile? Voi riuscireste a rispondere a questa domanda? No. Difficilmente. Perché forse nel momento dell'atto creativo... queste dimensioni, ripeto,
si perdono di consistenza. Io non avverto. Oh, la tua domanda invece è una domanda interessante, perché in realtà potrebbe aprire un argomento vastissimo. No, io non la noto questa discrepanza, questa differenza. Poi magari invece dei miei colleghi la notano, e allora vuol dire che, meglio ancora, vuol dire che il dibattito resta aperto, no? Sì. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa emozionante diretta con Nicola Mari, veramente bellissima. Noi ti salutiamo, ti invitiamo anche a essere ospite per le prossime occasioni, quando terminerai il prossimo lavoro su cui stai lavorando adesso. E per il momento ti salutiamo e diamo appuntamento a giovedì prossimo con una nuova diretta. E per il momento salutiamo tutti, baci baci a tutti e buonanotte. Grazie, grazie Nicola per queste due ore passate insieme, grazie a tutti coloro che hanno partecipato anche. Grazie a tutti, un abbraccio a tutti e in bocca al lupo visto il periodo che stiamo vivendo. Ciao ragazzi. Pare che ne stiamo uscendo, dai. Ci dobbiamo rincontrare senz'altro anche a qualche fiera, perché è anche il momento giusto per ritornare in fiera. Magari. Sì. Un abbraccio a tutti. Buonanotte. Grazie di tutto, Nicola. Grazie. Ciao. Ciao. Buonanotte.